gioielli, ancora gioielli. Non sapi dove metterli, tutti i cofani ne sono pieni. No, no, e poi no. Questa lì non se ne ride dell'impero. E questo non sarebbe niente. Ma se ne ride dell'imperatore. E questo non sta bene. Di me. Guarda, Augusto, che rarità. I regalati, due volte regalati. Guardo, divino, non sono più delle gioie, ma la gioia. Usuraio, bugiardo, sbruffone. 40 talenti d'oro regalati di baldo. Neanche i lavori di scavo del porto di Ostia mi sono costati tanto. L'oro costa un occhio. E poi c'è il lavoro degli artisti. Anche i miei carnefici sono artisti. Eppure la tua morte non mi costerebbe niente, eh? Sempre amabile, nello scherzo, il mio signore. Ah, e tu credi che io scherzi? Hai ragione, Claudio. Ma non arrabbiarti. Poveretto, fai il suo mestiere. Glieli hanno ordinati questi meravigliosi gioielli. E l'imperatrice in persona? Vuoi dare un'occhiata a questi piani intanto, signore? Per il porto di Ostia? Sì, signore, è un'idea di Pallante. Torri, altissime torri. Altissime stese. E in cima una grande fiamma a guidare le navi nel porto che potranno entrare tanto di giorno che di notte. 13 torri. 13? Oh, bestia. E perché 13? Bruttissimo numero, brutto segno. 12 allora. O 14? Meglio 12. Quante vi pare, ma 13 no, 13 mai. Messalina, Messalina. Messalina, 12 o 14 le torri faro per il porto di Ostia. Nemmeno una. Pallante ha già mangiato troppo. E anche l'architetto è ormai fin troppo ricco. Ma di notte le navi? Metteranno dei pilastri con portatorce in cima. Brava, ha ragione. Messalina è un miracolo di economia domestica. Vieni, cara, i gioielli. Avvicinati, furfante. Guarda, che bellezza divina. Quando avrai detratto gli sconti e la percentuale riservata a Pallante, torna qui. Non dubitare, Augusta. Meravigliosa. Dovresti essere la sovrintendente di tutti gli affari di Stato. Non mi resterebbe più il tempo per farti felice. Questa collana ti sta un incanto. Speravo che ti piacesse. Mi piace. E anche quest'anello. Appena degno di te. Quando torna il gioielliere, gli parlerò. Dove vai? M'hai pur dato l'incarico di sorvegliare la morale pubblica. E chi più degno di te? La suburra mi dà a volte qualche preoccupazione. Bisognerà che parli un po' con Menester. Qualche buon consiglio ti sarà utilissimo. Se quell'istrione schernisce tanto la morale, vuol dire che ne conosce tutte le trappole. Divo Claudio, bisognerà provvedere al pagamento dei gioielli per Messalina. Ah, sì. Che mi porti, Menester? L'atto di accusa contro un nostro amico. Valerio l'Asiatico. Finalmente. Tieni, Narciso. So di metterli in buone mani. Troverai tu il momento più adatto per consegnarla all'imperatore. Vieni, Menester, abbiamo molto da fare. Divo Claudio, non vuoi dare allo Apollonio le istruzioni per la tua tomba? Ah, sì, Apollonio. L'ho ideato io stesso. Tu la finirai con molta cura. È chiaro che è tentare il destino pensare tanto in anticipo alla propria ultima dimora. Si rischia di indispettire il dio delle tenebre. Ma è molto importante la tomba. Ci si sta per un pezzo. Gli dèi sono con te, divino Augusto. Meglio, meglio. E quali presagi? Ottimi. Vedi subito. Il centro del cielo è felicemente occupato da tre pianeti. Mercurio, che indica la fortuna, e il Sole, la gloria. Saturno, l'astro avverso, è incatenato dai raggi del Sole e dalle spire del serpente Urbos. Segni fausti, divino. Allora tutto quello che inizia da oggi è destinato a compiersi felicemente. Tutto, divino Claudio. Pallante non essere avaro con lui. Poiché gli astri sono propizi, signore, non credi opportuno considerare
L'atto contro Valerio l'asiatico? Quanta roba. Le colpe sono molte. E infatti Messalina si è lagnata di lui. Ci penserò. Bisognerà pensarci, a più tardi. Hai visto Lucio? No, signore. Non hai visto Lucio? No, signore. Oh, mi fa tribolare quel ragazzo. Ma dove sei cacciato adesso? Spesso ripensa a questa camera. Messalina. E solo qui, tra queste povere mura, io sono felice. E sono giorni e notti che vorrei abbandonare tutto per trovarmi tra le tue braccia. E gli altri giorni? In quegli altri giorni, penso che se non fossi imperatrice, tu non mi ameresti. Ti amo. E se tu non fossi imperatrice, quanto saresti più mia? I nostri ospiti è qui in casa nostra. No. Finirai sulle galere. Ma... Va. Bisogna che io vada. No, resta ancora un po'. Non posso, amore mio. L'imperatore mi aspetta. È debole, ma impaziente. Sai bene che tornerò. Appena mi sarà possibile, Menestra te lo dirà. Messalina, che decidi per Valerio? Ti proibisco di nominarlo davanti a me. Valerio è mio amico e se mi ami non puoi condannarlo. Mi insulta in pubblico, mi disprezza, cospira la mia rovina e non pensa che rovesci l'impero. L'impero l'ha sempre servito con fedeltà. Non ha mai pensato che alla gloria di Roma. Mi difenderesti se qualcuno sparlasse di me come difendi lui? E se io lo persuadessi a tacere? Ha già parlato troppo. Ad abbandonare Roma al suo destino. Sarà Roma a liberarsi di lui. Non ti capisco, perché tutto questo odio? Li vuoi troppo bene, a me troppo poco. Ma via, confessa, ti fanno gola le sue ricchezze. Sì, io sono ingorda, perversa, cattiva. È questo che volevi dire, vero? E allora, che ci fai qui? Me ne vado. Io ti scaccio. Nestor! Nestor! Aria di temporale. Master! Avanti, dobbiamo provvedere agli spazi dell'imperatrice questa sera. Preparate la lettiga. Ma è Licisca. Licisca? Sì, Licisca. È proprio bella. Perché si copre la faccia? Dovresti fermarti per un uomo solo. Vengo a trovarti dopo. Con quel gruglio la farai scappare. Sei sempre innamorata di me, Licisca. Ecco, Licisca, gli uomini fracasseranno tutto. Se non arrivi in tempo a calmarli. Ma che ha da coprirsi il viso? Non vende che il resto? Pregherei a sapere se assomiglia davvero a Messalina. E strappare il velo. E Tauro, ti scordi Tauro? Se quella le lo dice, ti spiaccia come una pulce. Finalmente. Lasciami passare, signore. Sei aspettata, eh? I miei clienti abituali. Sono una povera disgraziata. Non contenta di ridurre il palazzo a un lupanare, vieni qui a darti al primo che capita. Non capisco, mi prende per un'altra. Puoi fare la commedia, Messalina, e ingannare chi ti desidera, non me. Ti disprezzo e perciò mi odi. Ti disprezzo perché sei il disonore di Roma. Se non fossi davvero una povera ragazza,
Potrei ricordarmi che ti chiami Valerio Asiatico. Non porto maschera io. E aspetto sereno la condanna che mi prepari. Vieni, caro. Aspetto Licisca. Tutti uguali. Andiamo avanti. Io sono Licisca. Tu sei Licisca perché me lo ha detto un mestre. Su, alla svelta, che danno. Oh, a proposito, Licisca costa un denaro d'argento. Cerca di ricordartelo al momento opportuno. Quella è la tua cella. Che ci giochiamo? Lei. Perché ci vuoi dare questo denaro? Non ce lo siamo guadagnato. È una gratifica. Allora non si fa più niente. Eravamo pronti. Roma aspetterà ancora un po' la sua liberazione. Signore, non hai più fiducia nei tuoi vecchi soldati. Sì, Tauro, ma io devo partire. Un lungo viaggio. I miei amici avranno bisogno di voi. Da chi prenderemo ordini? Da chi porta al dito quest'anello? Guardatelo bene, voi altri. Lo riconoscerete? Puoi partire tranquillo, Valerio. Tenterò, Tauro. Ti occorre una scorta? Siamo tutti pronti a seguirti. Tutti. No, grazie. Dove sarò costretto a recarmi conviene presentarsi da soli. È un luogo di pace. Arrivederci, amici. Partire alla vigilia dei giochi. Esperato. Preferisco 10 combattimenti a un discorso che non ci capisco niente. Noi non siamo pagati per capire. Qualche volta farebbe piacere. Se si dovesse sempre sapere perché si ammazza, la vita non sarebbe più possibile. Beviamo, beviamo, su. Anche a te piace Cinzia. Non lo toccare. È geloso. Vieni, cara. Tocca a te. Che ci fai sempre qui, sciagurato ragazzo? Un simile spettacolo di donne seminude. E io che vi do tanta pena per la tua educazione. No, è tanto giovane. Perdonami. Pensa alle tue vittime, tu, vecchia maestra di veleni. Guarda quella. Prova a offrirgli i tuoi filtri. Un consiglio da amico, cara locusta. Va. Salute a te, Valerio. Che vuoi da me, strega? Io niente. Sei tu che fra poco avrai bisogno di me. Io sono la morte che sa di buono. Cercherò di farle un viso più simpatico. Ricordati della tua amica Locusta. Presto. L'imperatrice l'ha dato libera uscita stasera. Avrà altri modi di distrarsi. Ai prossimi giochi nel circo toccherà a voi distrarla. Vieni, ragazzo. Lasciamoli perdere questi poveracci che hanno i giorni contati. Lo sai che è tentare gli dèi svelare i loro decreti? Ma io ho detto per gioco. Non sei mutato, Mnester, sempre così maligno. Che vuoi? È il mio unico lusso. Gran bel ragazzo. È mio figlio adottivo, il mio lucietto, che imita meraviglia il canto del fringuello. Guarda che cosa ti ho portato. Dal tuo paese, dall'Egitto, da più lontano.
Sono andata fino alle sorgenti del Gran Fiume a cercare questi profumi, questi unguenti che ridanno la giovinezza, quest'acqua miracolosa che lava le facce dalle rughe. E questo? Un segreto mortale. Un veleno. La vita e la morte sono buoni vicini. Un nuovo veleno. La goccia e ti fulmina. Io mi ci farei volentieri a brustolire. Perché, mamma? È un serpente innocuo. Vada, è la morte! Una danzatrice toccata da un serpente morirà danzando. Mia sorella non è sfuggita a questa sorte. Cinzia! È come tutti noi, Ismene. Gli piace troppo Cinzia. Perché hai avuto paura di quel serpente? Lo sai pure che è mio amico. Hai già ballato troppo. Ma io non sono stanca. Ho da parlarti, anima mia. Squisita bambina. Sarà un delizioso cadavere. E poi ti aspetto interessante, una bambina piena di vita sotto il peso di tale minaccia. Sarai sempre un'anima vile. Sempre. Sì, ma un'anima d'artista anche. Sono certo che Messalina saprebbe apprezzare. Bella notte, eh? Sì, bellissima notte. Ma ne vengono uomini veri in questa tua casa? Piscisca! Piscisca! La risposta te la dà lui. No, lui no, lui no. Tu sei qui per servire i clienti, hai capito? Piscisca, sei lì? Come tutte le notti, Paolo. Bene. Se trovavo qualcuno con te, lo strangolavo con le mie mani. Comprendi? Sei ubriaco. Lo sai perché ti pagano tanto? Perché quegli stupidi credono che tu somigli a Messalina. Ma non è vero. Io lo so che non è vero. Sei ubriaco, vattene. Io bevo prima di venire qui per aiutare la memoria a ritrovare il ricordo di quella notte che me la sono tenuta tra le mie braccia. Fu la sera del mio trionfo. Avevo atterrato 5 avversari. Ne è passato del tempo, ma io non ho mai più dimenticato l'odore del suo corpo. E lei non te l'ha fatta ancora strappare la lingua? Lei non sa che io ricordo. Vattene. Cosa? Vattene, stasera non ti voglio. Stupida! Si crede Messalina! Povera stupida! Messalina sì che può dire non ti voglio! Tu no! Cosa ne fai di questi veli? Via avanti! No! Via tutto! No! Ti porta la disgrazia! E la disgrazia tanto! Che me la porto addosso! Piano, piano! Mi svegliate il cliente! Se da te ci vengono per dormire... Levale il velo! Levale tutto! Ha ragione, Licisca! Un denaro d'argento e una sola! Vattene! Vattene! Ma tu non sei Licisca! Io ti conosco, io... Ah! Giulio, Giulio! Se venivi con me non ti capitava. Che piacere parlare del buon tempo andato con te, Ismene. Guarda, se mi bastasse l'animo, vorrei fare l'amore con te. Sbruffone. Addio, strega. Vieni, Lucio. Non ci abbiamo più niente da fare. Perché poi uccidere quella povera Giulia? Certo, qualche cliente che l'ha trovata troppo ocra. Ma se dicono che è stata Licisca ad assassinarla? La morte di una prostituta non merita tante parole e tanto pericolose. Le prostitute sono indispensabili all'equilibrio cittadino. Quelli che le uccidono, salvo per cause accidentali, devono risponderne. Un mio soldato ha inseguito la donna che fuggiva. Speriamo nel peso del suo lardo e che non l'abbia raggiunto. Andiamo. Vai. Oh,
giochi e giochi e sempre il nuovo, l'inedito. A dire si fa presto, ma poi bisogna inventare. E il tuo mestiere? Ci vorrebbe del genio. E tu non ne hai? Non abbastanza, o forse io sono troppo complicato per questa brava gente. Che succede? Niente, divo Claudio. Sarà certo l'imperatrice che torna a palazzo. Messalina è molto popolare. E non è forse tanto bella da poter essere amata? È più acclamata dell'imperatore. Giusto, è più bella di me. Divino Claudio, non credi che sarebbe ora di andare a prelevare Valerio l'asiaci? Ecco, questo non mi piace. Bada che l'hai promessa a Messalina. Narciso, tu sai quanto sia sensibile alle dolcezze coniugali, eh? E va bene, manda a chiamare Valerio. Che meraviglia, signore, i tuoi giardini. Sono i più belli di Roma. Se li creò Lucullo. Mi hanno fatto sentire la vanità delle cose e rinunziare al fragore delle armi. Io non sono ormai che un vinto, Ottavio. Ho servito l'impero sognando la Repubblica. Non si fa il bene della gente a loro dispetto. Quelli ci ingrassano nel loro sudiciume. Non ho più voglia di aiutarli a uscirne fuori. Tu parli come se avessi rimesso tutto nelle mani degli dèi. È vero. Io sono un uomo morto, Ottavio. Cosa dici? Appena tornato dall'Asia avrei potuto ottenere i favori di Messalina. Ma le donne da militari non mi sono mai piaciute. E poi... questi giardini le fanno gola. È acclamata dalla folla. Perché farsi scrupolo? Ecco, a proposito. Salve. Claudio ci vuol vedere, Valerio. Quando? Devo accompagnarti da lui. Sai per che cosa? Si tratta, credo, di una cosa insignificante. Vuol chiedere il tuo parere su un editto. Una cosa da niente. Ed ora cosa fai? Shh. L'imperatore ti aspetta. Per una cosa da niente, hai detto, e qui è l'ora delle colombe. Aspettami un po' più in là, Pallante. Non hanno simpatia per te, tu le spaventi. Tu hai poca simpatia per me, Messalina. O forse troppa. Narciso. Oh, signore. E se non fossi imperatrice, arriveresti magari ad odiarla. Bene, bene. Resta fra noi. Amici, no? Che c'è? Divino Claudio, questa notte una prostituta della Suburra ha assassinato una compagna. Uno dei miei soldati è riuscito a seguirne le tracce, ma sul punto di raggiungerla quella è entrata qui, in palazzo, dice lui. E che l'ha vista? Allora è una prostituta quella che tu speri di trovare qui in casa mia. Fruga, amico, fruga dappertutto. E non lasciare indietro nemmeno un bucicattolo. Aprigli le mie camere! E anche la mia alcova. Fai male a scherzarci su. Signore, quest'uomo ha ragione. L'assassina è venuta da me a raccontarmi la cosa. La sua vittima l'avevo offesa a sangue. E io ho perdonato Licisca. Riconosco il tuo gran cuore, Messalina. Sei in libertà. Qui non c'è ombra di quello che cercavi. L'imperatrice ha già fatto giustizia. Sei in collera con me che ho graziato quella ragazza? Licisca, ne ho sentito parlare. Credo che meritasse di vivere. Troppi dei nostri concittadini avrebbero dovuto portare il lutto. Eccolo, signore. Pallante lo conduce. Chi? Ma Valerio. Ah, finalmente. Ti sei decisa a mostrarti energico, a difendere l'impero contro quell'intrigante? No, ma siccome siete tutti quanti a chiedermi la sua morte, voglio compiacervi. La vita coniugale è fatta di queste piccole cortesie. Mandami due soldati della mia scorta. Tra i più robusti. Mi hai fatto chiamare, signore? Ah, Valerio, Valerio. Quali novelle mi giungono all'orecchio. Divo Cesare,
Quali notizie possono toccare la tua grandezza? Tradimenti, Valerio. Tradimento di amici. Mi dicono che tu hai dimenticato i miei benefici e sovillati soldati che ora andavi a raggiungere in Germania e che ne hai fatti tanti mercenari al tuo soldo e pronti a tutti i misfatti. E mi hanno anche detto, povero Valerio, che hai commesso adulterio con Poppea, diffamando il tuo sesso, Valerio. Valerio, tu che io consideravo come un fratello e non hai pensato al dolore che ne avrei provato al cospetto di tanta turpitudine. Difenditi, amico mio, per amore di me. Posso parlare liberamente? Non troppo, non troppo, perché non sopporto eccessive crudezze di linguaggio. Lascialo dire. Parla. Grazie, Messalina. Più meritorio sarebbe stato per me morire vittima della politica di un Cesare, che per i maneggi di una femmina e le calunnie della sua bocca impudica. Eccolo, vedi. Manca di tatto. Lascialo parlare. Accetto la morte, ma non rinuncio alla mia difesa. Voglio che Roma, che mi fece due volte console, sappia quant'è debitrice alla mia spada. E confido in lei. Strana notizia, Caio Silio. Valerio l'Asiatico è stato chiamato dall'imperatore. Lo credevo in disgrazia. E appunto, quando un Cesare riceve qualcuno in disgrazia, è brutto segno. Povero Valerio, era simpatico. Taci! Solo troppo virtuoso. Ma vuol tacere? Questa è stata la mia vita, signore. Ho spezzato la mia spada e non aspiravo che alla quiete dei miei orti e alle cure dello spirito. E se merito una condanna, sarà semmai perché mi sono rassegnato alle brutture. Tu ora tenti di mettere le acque delle montagne nelle fontane delle piazze di Roma. Ma io non credo più che agli uomini stia a cuore di lavarsi le mani. Di loro non mi importa più. Ecco la verità. Tutto il resto è menzogna e soverchieria. Tu lo sai, signore, e con piena serenità metto la mia sorte nelle tue mani. Stupendo discorso. Hai ragione, Valerio. E non invano fai appello alla mia giustizia. E tu che dici, Messalina? Che decidiamo per Valerio? Merita che gli si lasci la scelta della sua morte. L'imperatrice ha intuito il mio pensiero come sempre, del resto. Torna a casa, Valerio. In una così splendida dimora ti sarà facile morire da uomo di buon gusto. Odi la tua clemenza, fa miracoli, abbraccia tutti, da licisca Valerio. Mi sono già rivolto a Messalina, non ha voluto saperne. Vano intercedere per me. Non c'è altro scampo che la fuga. No. Perché? I gladiatori fedeli ti copriranno le spalle. Io sono un vincitore, Caio. Gli dei mi furono sempre propizi. E ora dovrei fuggire ignominiosamente? Amico, mi conosci poco. Ma insomma, Valerio, la vita. Una cosa da nulla, la vita. Tanti miei soldati sono morti. E poi c'è dell'altro, Caio. Che cosa? Non ho più voglia di vivere. E i nostri progetti? La Repubblica che doveva succedere a questo marcio impero? È un sogno che si perde con te. No, perché tu prenderai il mio posto. Gli amici obbediranno a chi mostrerà loro quest'anello. No, Valerio, non è possibile. Sì, Caio. Sei più giovane di me, più agile. Il mio esempio ti servirà di guida. Dove la probità non è riuscita, riuscirà la furberia. E poiché Messalina ti ama, sembra, serviti di Messalina per tradire Messalina. Non pensi che un giorno potrai amare Messalina? Quel giorno avrai segnato la tua condanna a morte. Non saresti più tu a servirti di lei, ma un giocattolo nelle sue mani. Saprai evitare questa sciagura. Ecco, la mia vita finisce qui. Guarda, quel rogo che ridurrà in cenere il mio cadavere è fatto dei rami più profumati del mio giardino. Così l'odore della mia morte sarà gradevole agli amici e ai nemici. Valerio, ti prego. No, è inutile. Io sono già di là.
E ora vattene. La tua presenza qui è un pericolo per te. Amici, spostate il rogo sulla destra, che le fiamme non abbiano da attaccare gli alberi. Se ci fossero veramente gli dèi, scenderebbero dal cielo per salvarti. A quest'ora gli dèi sono a letto, dormono. Spero di avere un giorno Messalina sotto queste mie mani. Non è il momento di parlare di lei. Guarda, Ottavio, chi si potrebbe rammaricare di affidarsi a una così dolce morte? Perché mi hai chiamato qui, mentre il rogo funerario di Valerio arde? Perché? Perché ti amo. Menzogna, per tormentarmi. Per consolarti, Caio. Ancora menzogna, per goderti il mio dolore. Ma perché l'hai condannato? Mi oltraggiava. No, non è vero. Tu sei gelosa, ingorda di tutto. Ora ti facevano gola il suo palazzo, i suoi giardini. Prospirava contro Claudio. E tu? Ed io? E tutti quanti? Patrizi, Liberti, senatori. E noi stessi, noi due, non cospiriamo forse anche noi? Io sono sua moglie. Se cospiro è soltanto per il suo bene. Ed io? Tu preferirai sempre il mio letto al trono dei Cesari. Parli come una donna da... Lo sono, sì. E con questo amo il piacere. Chi ne ha la colpa? Voi che non sapete darmi nulla quando vi si domanda tutto. Essere amata non è il mio destino. E se ti amassi? Tu? Il giorno che vorrai qualcosa sarà la morte dell'imperatrice. Quando sei felice hai già le mani intorno al mio collo. Diventi matta. Caio, mi fa paura la morte. La tua, non quella degli altri. Non ricominciare adesso. Non ricominciare. Guarda la notte, com'è bella. Si vedono tutte le stelle. Anche questo fumo leggero che sale fino a noi ha un profumo di primavera. Sai da dove viene questo fumo? Caio. Dal rogo funerario di Valerio. E perciò mi sembra così gradevole. Tu! Ti farò gridare d'amore! Sotto le mani dei miei carnefici. Perché ridi, signore? Rido perché io sono l'immagine del mio impero. L'impero che crolla e resta in piedi dall'inizio e dalla truffa. Messalina! 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 Messalina, dove sei? Sono qui, mio signore. Che fai? Che fai? Ascoltavo il canto del fringuello. Avevo ordinato di ammazzarli tutti. Il canto degli uccelli cattivo presagio. Che fumo! Che è questo fumo? Valerio. Che vuole? Valerio a quest'ora, di notte. Se ne vada! Non voglio più vederlo. Non è loro dei fantasmi. Ci sono io qui, vicino a te. Messalina, ho paura di aver bevuto. Forse bevo troppo. Perché privarti di un piacere?
ma quando se ne preferisce un altro, sebbene dico... Non ci pensare, domattina io sarò qui, come sempre, quando lo desideri, dormi. È tanto che il tringuello canta sotto le mie finestre. Lucio. Caro. E abbiamo passato tutta la notte insieme. Ah, una notte come non ce ne sarà mai più una al mondo. Lucio! Lucio! Ci parlerai ancora di lei? Sì, più tardi. Sciagurato, canaglia! Abusare così della mia fiducia! Come si può trattare così uno che è nelle grazie dell'imperatrice? E vai anche a vantarti della tua fortuna. Che fortuna, disgrazia! E tutto il palazzo che ci fa su delle matte risate. Tutta gelosia. Gelosia? Imbecille! Che dirà ora? Che farà lei di fronte alla tua indiscrezione? Mi ama. Santa innocenza, lo ama! Lei che gli indiscreti li vede più volentieri morti che vivi. Via, nasconditi in camera tua. Ma... Fila! Guarda, Augusta. Non ha avuto nemmeno il tempo di soffrire. Ma se preferisci che muoia fra dolori atroci... No, mi basta che non parli più, inteso? Silenzio assoluto. Bene, Augusta, porta via. Esci di là, non occorre che quel ragazzo ti veda. No, la gioventù non ha sospetti. Cosa c'è? Mi costringe a mandarti a chiamare a casa? Scusami, Augusta. Che ti succede? Avresti paura di me ora? Ti ho conosciuto meno timido. Nestel, se ne vedono di tutti i colori, eh? Dunque, il caro Lucetto è in auge ora. Vanterie, vanterie da ragazzi. L'ho messo sotto chiave in castigo, quello stupidello. Non c'è chiave che chiuda la porta a un messaggero dell'imperatrice. Lucio sarebbe qui? Mm-hmm. Che fai? Bada di non arrivare inopportuno. Non vorrei importunarti, oh divina, ma mi hanno detto che Lucio... Lucio, no. Non ha sofferto. E io? Parlava troppo. Era necessario. Sì, lo so, tu sei infallibile, Augusta. Era necessario per Iulia, per Valerio. Come per questo fanciullo. E domani per chi sarà? Per me? Per Claudio? Per Caio Silio? Taci! Tutti li sterminerai. Ma morte chiama morte. E in fondo alla via ad aspettarti ci saranno tutti, tutti al convegno. Vattene! Ce ne andiamo, sì. Ce ne andiamo. Ma ricordatene. Un giorno ti troverai su una gran piazza deserta e intorno a te non avrai che paura e la morte verrà. Chiudete la porta.
Povero Mnester. L'ho fatto imbalsamare. Deve essere un gran dolore vedersi strappare una creatura così cara. Di che male è morto, amico? Messalina. Messalina? Ma via, Mnester. L'imperatrice? Che ne penserebbe Claudio? Tacete, io non vi chiedo di rispondermi. Vi conosco, siete troppo prudenti. Rifletti. Ma potete ascoltarmi e quando mi avrete ascoltato potrete anche vendermi. Mnester, ora mi offendi. Lascialo parlare. Ma voi non vi venderete, perché i miei piani servono ai vostri. So che odiate Messalina, voi due. È falso, una così cara donna. Possiamo tutt'al più deplorare la sua maligna influenza sull'imperatore. Voglio la sua rovina. Da quando mi ha tolto mio figlio. Ah, se potessi crederla davvero innamorata, la spingerei così lontano che neanche la clemenza dell'imperatore potrebbe salvarla. Se vuoi, Mnester. Se ti degni di ricevermi, Augusta, non sarà certo per rifiutarmi il perdono che ti chiedo umilmente. Non ho la virtù dell'indulgenza. Ti conosco, Augusta. Ti so capace di dimenticare qualche frase sfuggita nel dolore. Volevo bene a Lucio. Che felicità essere amata. Ma nessuno mi ama. Nessuno. L'amore non è solo il calore del mio corpo. Quando escono dal mio letto rimango sola. Sola e col gelo fin dentro le ossa. È triste, Mnester. Perché nessun uomo è degno di te. Uno, forse. Uno solo. Con quello potrei vivere tutta la vita. Deve essere così facile conservarsi fedele a chi si ama. Hai detto questo a Caio Silio? No, mai. Peccato. A modo suo ti ama. Se avessi potuto crederlo. Ma lui non mi ama. Gode a mortificarmi, rinfacciandomi la morte di Valerio. Ah, ci pensa ancora? Da lui io subisco qualsiasi umiliazione. Mnester, sono la donna più invidiata di Roma, anche la più disgraziata. Un amore così merita di sfolgorare agli occhi di tutti. Posso aiutarti, Augusta? Agli occhi di tutti? Perché dici cose senza senso? Sono la sposa dell'imperatore. Beh, un nodo può essere sciolto per annodare altri legami. I disegni degli dèi sono misteriosi, bisogna decifrarli, e io ho molta inventiva. E ti sono fedele. Ti aiuterò. Messalina, ti riporterò Caio Silio. Non verrà. Sarai felice, Augusta. Mnester, ti domando perdono per Lucio. La vita di un fanciullo non conta di fronte alla felicità dell'imperatrice. Come? Nemmeno l'urna cineraria? Le sue ceneri sono state disperse al vento secondo la sua volontà. Non rimane più nulla di lui. Il suo ricordo? Anche quello sparirà con coloro che gli hanno voluto bene. Cercheremo di sopravvivere agli assassini. Ottavio, hai fiducia in me? Valerio aveva fiducia in te. E tu? Tu sei l'amante di Messalina. E Messalina ha fatto uccidere Valerio. Caio! Sei l'ultima persona che mi sarei aspettato di trovare qui. Cane al servizio di una cagna. I cani leccano la mano di chi li batte. Vattene, va a raggiungerla, va! Non è la mia presenza che oggi desidera lei, Caio, è la tua. Non ci vado. In questi giardini, permettimi di ricordarti la morte del povero Valerio. Io non temo la morte. E che ti parla di morte? Ma se Valerio fosse stato più comprensivo, meno rigido, avrebbe servito meglio la grandezza di Roma. Ti ringrazio di essere venuto. Ho ubbidito. Non sei tu l'imperatrice? Qui non sono che una debole donna. Eppure di qui uscivi quando hai fatto condannare Valerio. Rimpiango la sua morte. È facile piangere le proprie vittime. Non solo per lui è il mio rimpianto, anche per noi. Caio, qui con te sono umile. E se vuoi sono pronta a chiederti perdono. Perdono di amarti. Che è questa commedia? Ti amo.
Scesa dal letto di chi? Sì, è vero. Non posso darti che un corpo impuro. Un tempo non lo disprezzavi. Che vuoi da me? E se in questo corpo tanto accarezzato ci fosse un cuore? Caio, che ne faresti? Non credere di convincermi del tuo amore. Non ci credo. Che ti amo. Oh sì, devi credere, amor mio. Devi credere al mio amore. Davanti a te sono debole, indifesa. E questo deve essere l'amore. Guarda in te stessa se vuoi riconoscerlo. Non l'ho mai conosciuto, neanche nei tuoi occhi. Lasciameli guardare, Caio Silio. Tu sei il mio signore e sono pronta a rinunciare a tutto per te. Anche all'impero? Rinunciare all'impero? Oh no, amor mio. Farò di te un imperatore. Io imperatore? Per l'amore di Messalina regnerei su Roma. E Claudio? Claudio non è che un uomo. E ogni giorno quando si leva il sole, prima di notte tanta gente muore. Assassinarlo. Altro sangue sulle tue mani. Basta un po' d'acqua a lavarle. E ci sono tanti modi per sopprimere un uomo. Inventare qualche cosa che lo disonori. Qualche cosa che lo uccida, lasciandolo in vita. Sei un mostro. Io sono un mostro? Hai ragione, amor mio. Hai sempre ragione. E per essere imperatore... Basta che io ti sposi, Caio. Claudio non è morto. Quasi. L'hai detto tu stesso. Qualche cosa che lo uccida lasciandolo in vita. Noi ci sposeremo, Caio. Un matrimonio magnifico che stupirà talmente Roma che nessuno oserà protestare. Aspettami. Mnester? Mnester? Eccomi. Eri lito? Sì, ti sono così devoto che se hai bisogno di me io lo sento. Ascoltavi, Mnester? L'ho ascoltato, sì, queste mura così sottili. E io non sogno che servire la tua fortuna e quella di Caio Silio. Hai già qualche idea? Forse. Durante la cena ai giardini di Lucullo molte cose possono accadere. Sangue no, eh? Io non ho bisogno di uccidere Augusta per rendermi gradito. Messalina dà la sua prima cena nel giardino di Valerio questa sera. Ottima occasione, che forse non si presenterà mai più. E sarebbe pur bello vendicare l'asiatico proprio nel suo giardino dove fu ridotto in cenere. Noi avevamo giurato fedeltà a Valerio. E chi parla di tradirlo? Tu, quando ti scordi della sua volontà. L'ha scelto lui il nostro capo. E noi dobbiamo attendere i suoi ordini. E se non ce ne darà mai? Non credo che ci sia questo rischio. Valerio sapeva scegliersi gli amici. Obbedirò. Timo! Timo! Capitano, te ne supplico, non portarmi via la fidanzata! Via! No! 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 Portatemi via! Non portare! Non portare! No! Cinzia! 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 Timo! Cinzia! 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 Che hai fatto? Non volevo che portassero via la mia fidanzata. Via dove? Alla festa da Messalina. Me la faranno morire, non deve più danzare. Chi la costringe? Messalina. Se Cinzia muore, la vendicherò. Aspetta. Questa notte verrò a liberarti. Thank you.
visto bene? Potrai riconoscerlo? Sì, oh sì. Tu ti ricordi tutto? Ricordo l'oracolo a memoria. Puoi ricamarci su, però non troppo. Teatro che il divino Augusto voleva regalare ai romani. Spero di attuarlo io il progetto, se la fortuna mi dà vita. Non avrò delle noie. Oh, l'imperatore è abituato a questi spettacoli che lo divertono moltissimo, ma sta bene attenta al segnale. Deliziosa serata. Non manca che amico Valerio. Caio. E si sente la sua mancanza in questi giardini che gli erano tanto cari. È un increscioso equivoco, ma senza nessuna importanza. Se questa notte gli dèi gli consentono di vederci, capirà che io non gli neghi il mio perdono. E neanche l'imperatrice, Questa lì. E là! Che c'è? Io sono il tuo bastardo, io sono il tuo presente, io sono il tuo avvenire, io sono la tua... Un momento, come corri, Fai presto a dirlo tu. La mia tomba non è ancora costruita e ne ho disegnati i piani io stesso. Che c'è? Che c'è? Che cosa significano questi rumori? E dove è tutta questa gente? Pare di essere in un cantiere. In un cantiere siete. Dimmi, artigiano, a che lavoro è occupata questa folla? A scavare la tomba per Cesare. Quale Cesare? Il nostro, l'imperatore Claudio, ne ha disegnato i piani di sua mano e da vivo. Strega, voglio farti trucidare. Signore, io non sono che la loro messaggera. Gli dèi mi vendicherebbero. Interroga l'oracolo. Voglio sapere fino a quanto tempo la mia tomba resterà vuota. Ma sono in piena salute. Capisci, strega? Io sto benissimo. Sono nel fiore dell'età. Sono qualche cesta a tavola. Mi piace il vino. Ma non ne abuso che una volta al giorno. La sera. Parla. Parla dunque. Interrogalo. Rispondi.
Rispondi, maledetta! Rispondi! Voglio sapere! Il marito di Messalina morrà entro tre volte, tre giorni che seguiranno l'oracolo! Che significa? Il marito di Messalina? Ah, va bene. Ma non è questo che domando. Voglio sapere di me! Di me! Di me! Ma il marito di Messalina sono io! I miei soldati! La mia lettiga! I miei soldati, la mia lettiga! No, Claudio, non tutti gli oracoli si avverano. Ma se dovesse avverarsi questa, mi sento molto male, devo concentrarmi, o là! I miei soldati, la mia lettiga! Voglio restare solo, voglio restare solo! Vieni, vieni, vai! Me ne penso! Gli altri sono ancora favorevoli! Hai paura di parlare? Avanti, portatemi via! Via! Soltanto i miei schiavi, solo! Solo, andate, andate avanti! E portatemi nella stanza più vicina. E voi, finite di cenare e fate conto che io sia morto. Ridete, ma non troppo forte, perché morto non sono ancora. Poiché è la volontà dell'imperatore, la cena continua. Caio. Morirà! Ma perché? Messalina non conosce il suo capriccio. Thank you.
Perché sorridi? È stato tutto così facile. Gli uomini sono sciocchi, anche quando sono imperatori. Era tutto spaventato. Quasi, quasi. Ci sarebbe da farlo morire di paura. Dove vai? A finirlo. Ti ho servito bene, messa. Sarai ricco, Lester. Sia morta veramente. Ah, no, no, fa parte delle danze. Grazie, pietà! Non mi toccate! Non mi toccate! Sono io, signore, sono Messalina. Oh, guarda, il marito di Messalina non ha che 3 volte 3 giorni da vivere. Un tempo lungo come un'eternità e corto come un lampo. Ti tormenti per quella profezia? Vorrei vedere te al mio posto. Tu non sei il marito di Messalina. Tu sei Messalina. Il marito sono io. Già, non ce n'è altri. Peccato, perché se ce ne fosse qualche altro, siccome sono io l'imperatore, potrei designare qualcuno degli altri. Ma no, sono solo io. Lei pensate di restare vedovo. Ma questo non cambia niente, perché se anche mori tu, il marito sono sempre io. Vedovo, ma sempre marito. Signore, mi viene un'idea. Se io ne sposassi un altro? Sei matta? Ma per salvarti la vita. Questo sì che cambierebbe tutto. Tra i due mariti di Messalina la morte prenderebbe il più recente. Ti piace questa idea? Degna della più profonda considerazione. Nota che solo un magnanimo spirito sollecitato dalla salute di Roma potrebbe comprenderlo. Ma chi? Chi vedresti tu? Vitellio. Un po' vecchio, l'oracolo non lo prenderà sul serio. Già, già, vero. Flaminio. Non tenterebbe di sfruttare la situazione? Capacissimo. Vediamo un po', aspetto un'idea. Caio Silvio. Sì, non c'è male. Non ci avevo pensato. Tu sai che ti è molto fedele. E poi vi conoscete già così bene voi due, no? E ora dormi, Claudio, dormi un poco. Gliene parli, subito? Può essere. E credi che ci arriverai a convincerlo? Ma speriamo, ora dormi. Dormi un po'. Dormi. E non deve dimenticare. Cinzia, mia cara. Anima mia. Timo, perduto? No, sta tranquilla. Nester lo salverà. Dorme tranquillo, ma prima di addormentarsi ha accettato di vederci sposi. Com'è possibile? Le è parsa un'idea molto savia. Caio, sarai un prodigio d'imperatore al mio fianco. Non oso crederlo. Domani, per l'apertura dei giochi, ci mostreremo insieme in pubblico. Imperatore, per un accesso di febbre, non potrà oggi assistere all'apertura dei giochi. Concede che i giochi abbiano luogo ugualmente e vi offre nuove schiere di gladiatori e di aurighi. È uno spettacolo insolito di leoni. Pregate gli dèi per la sua pronta guarigione. Divertitevi e siate grati all'imperatore di questo suo atto di generosità. Un imperatore che si ammala per l'inizio dei giochi non è un vero imperatore. E che ne ha colpa lui? Mi ricordo di Caligola. Una volta malato. Già, una salute di ferro. Tanto che hanno dovuto ammazzarlo. Per questo che Claudio ha paura. E a finir lui ci pensa Messalina. Thank you.
Messalina non ha potuto stare senza un uomo. Le do ragione. Caio Silio piace anche a me. E poi stanno così bene insieme. Ah, tu offendi gli dèi e l'imperatore. Non c'è. Non si degna. Che stupidi. Non sono capaci di stare allegri neanche quando non ci sono io. Ti amano, signore. Ne hanno tutta l'aria, gli idioti della malora. Se sapeste che il marito di Messalina non ha più che 7 brevi giorni e notti, interminabili notti di insonnia. Calmati. È una parola, calmarsi, quando la mia sepoltura è già aperta. Niente, ha minacciato l'imperatrice e deve morire. Salvalo, salvalo per pietà, per pietà. Pietà? E di me chi ha avuto pietà? Chi ha venduto a Locusta il veleno che ha ucciso Lucio? Io non sapevo niente, niente. Salvalo, Mester, salvalo, salvalo, ti maledico, Mester. Vada, vada che io parlo. Non ti ascolto più! L'imperatore mi ascolterà lui quando gli parlerò della profezia, della tomba! E credi di arrivarci? Disgraziata! Mi insulta l'imperatore! Ti auguro la morte! Alle belve! Alle belve! Portate via questa donna che turba la fede pubblica! Via! Popolo di lupi! Popolo di iene! Che siate maledetti di generazione in generazione! E che Roma vi crolli addosso e vi seppellisca! Che cosa c'è? Due assassini, tre ladri e una strega condannati alle belve con gli altri. Bel musolo a intrappolare la povera gente. Da dove vieni? Dalla Giudea. Ah. E di chi sei al servizio? Di Cristo. Sconosciuto. Un altro avventuriero. Il figlio di Dio. Crocifisso e morto a Gerusalemme. Aveva 33 anni. E credi in questi dèi che muoiono così giovani? Non è permesso essere così sciocchi. Ai leoni, ai leoni! Via! Avanti! Avanti! Non puoi restare. Ma io non voglio che tu muoia. Non c'è più scampo per me. Allora, a che serve amarsi tanto? Ascolta, cara, bisogna lasciare questa città dove ci aspettava la sventura. Morirò con te! Va via subito! No, non disperate. La vita non si ferma qui. Vi ritroverete per sempre in un mondo dove non ci saranno più bestie feroci. Avanti, dico! E muovetevi!
voi. È quello che ha insultato Messalina ai giardini di Lucullo. Ma bestiario, li hai tenuti a digiuno a Izzoli. Abbi fede in Cristo, sorella. La sua potenza è infinita. Voglio morire con lui! E vai pure, se ne hai tanta voglia! Dio! È quella che doveva morire danzando! Ci penseranno i leoni! Salvati! Salvati! Cinzia, salvati! Salvati, Cinzia, salvati! Cristo! Messalina aveva ragione. Lui mi salva la vita, io gli prendo la sua. E a me non resta che sposare una bella vedova. Non possiamo capire. Proprio niente. Ma non importa. Ma sia molto importante. Ascoltate una lezione di alta politica. Caio Silvio, sposa mia moglie. Che? Cosa dice? È un matrimonio segreto, una cerimonia intima per attirare su Caio Silvio le folgori dell'oracolo. Non è un ragionamento afferrato? Ma un po' strano. E non è più la mia vita che sente lì dentro, ma quella di Caio Silvio. Signore, arriva il grano dalla Sicilia. Le navi sono al largo di Ostia. E non è questo un avvertimento degli dèi? Che con una strizzatina d'occhio mi chiamano lontano da Roma per compiere in pace i loro sortilegi. E l'aria del mare mi gioverà moltissimo.
uccisa. Spacciato. No! Abbi fede, sorella. No! Colui che l'ha salvato dai leoni lo proteggerà da Tauro. Guarda il giovane dei leoni. Guarda come si batte. Mi piacerebbe vederlo combattere contro Tauro. Sono certa che abbatterebbe anche Tauro. Tauro, l'acrobata ne ha ucciso un altro dei nostri. Che
demonio quel ragazzo, ha battuto anche Muzio. Sì, ma Tauro l'ha visto, Muzio era dei suoi, guarda, è furibondo, lo cerca. Poveraccio, non vorrei essere nei suoi panni. Che bravo quel degno di Tauro. Raddoppio la mia posta per Tauro. Anch'io per l'avversario. Per noi. Gobbo maledetto. Che colpo! Bravo Tauro! Bravo, Manester. Hai trovato finalmente un avversario degno di Tauro. E il figlio di Ismene, la strega della profezia, minaccia di svelare tutto all'imperatore. Credi la profezia? Questo mai. Fermate il combattimento. E come si fa? Fracassano tutto se li priviamo di questo divertimento. Fermo Tauro, l'imperatrice ha fatto grazia. Guarda. Aereo. Lui. L'anello di Valerio, e se ce l'ha mostrato solo oggi è segno che si avvicina l'ora, l'ora che attendiamo tutti per mutare il destino di Roma. Caio Silvio, quel dissoluto. Ne discuteremo più tardi, dopo aver eseguito l'ultimo ordine di Valerio e il primo di Caio Silvio. Fino ad oggi mi ero sempre dissimulato agli occhi vostri, ma era la volontà di Valerio. Dove la sua schiettezza era stata sconfitta, egli mi consigliò l'astuzia. Nell'ombra preparavo la riscossa. Fratelli, oggi ci sarà bisogno di voi. Adesso è soltanto questione di ore. Tenetevi pronti a rispondere al mio primo appello. Ascoltatemi tutti. Voi mi conoscete. Sapete che io ero di Valerio. Ero suo amico. Sì, lo so. Ascoltatemi. Io sono certo che Valerio non approverebbe la condotta di Caio Silvio. Ma se non si conosce nemmeno quello che aveva in mente. Io conosco la sua vita di tutti i giorni. So delle notti che passa con Messalina. Valerio pensava a una repubblica onesta, quella che ci prepara Caio Silvio, nasce dal fango e dalla vergogna. L'asiatico non ne avrebbe voluto sapere. Andiamo da Caio Silvio a domandargli spiegazioni. Ottavio ha ragione. Si fa presto a far parlare i morti a modo proprio. Ma se è così semplice aspettare Caio Silvio che ci spieghi i suoi piani. Sì, in grazia tua, signore, i lavori sono stati finiti giusto in tempo perché le navi possano attraccare. Io che mi contento di modeste gioie, però la passione delle grandi opere. Tu hai fatto molto per Roma, signore. E a Roma tutto questo sembrerà naturale. Si aprono strade forti, si innalzano palazzi, si fanno acquedotti, si vincono guerre. E in definitiva noi, che resta?
qualche epigramma e una tomba mal conservata. Oh, a proposito di tombe, al mio ritorno a Roma farò cominciare subito i lavori per la mia. Al tuo ritorno a Roma? Sì. Credo che non si possa più tardare, dato che oggi è il giorno in cui la mia ben amata moglie convola segretissimamente a giuste nozze, sacrificandosi per salvarmi la vita. Pallante e Narciso ti condurranno da lui. Basta riferire quel che succede qui. Va. Guarda, Claudio, la prima nave che entra. È il tuo trionfo. Quante navi sono a largo? Ben 400. E tutte cariche del miglior grano di Sicilia. Pallante, nemmeno Augusto ha distribuito tanto grano in una volta. Ora sei veramente mio, Caio. Ti ho sempre amato, Messalina. Sei mio marito e sarai l'imperatore. No, 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 non è vero. Conosco Messalina. È tutta una manovra per salvarmi la vita. E poi sei stata mia l'idea. Idea tua, sì, ma non te l'avrebbe suggerita lei per caso? È la manovra non è contro di te, signore. La moglie di Claudio che si sposa con Caio Silio. Matrimonio segreto. Celebrato davanti a tutta Roma. Non mancavi proprio che tu. Però... Non è vero che tutti si dimenticano che io sono l'imperatore? Noi desideriamo soltanto difendere la tua corona, signore. E chi pensa a togliermela? Chi? Messalina. L'imperatrice? Sicuro, sposando Caio ne fa un imperatore. Ah, non posso crederlo. C'è un testimone arrivato adesso da Roma. E Marco, gli vuoi parlare? Salve, Augusto. Credevo tu fossi di Messalina. Anche lei lo crede. E tu la tradisci. Per servir te, signore. Allora parla. Messalina ha sposato Caio Silio sotto gli occhi di tutta Roma. Domani Roma saluterà un nuovo imperatore. Non avrà che scendere dal letto di tua moglie. Taci! Non è la verità che devi punire, ma quelli che ti vogliono a terra. Quelli che tradiscono la tua buona fede. Spiegatevi. L'oracolo non veniva dagli dèi. Tacete! I carri sono pronti, signore. I carri? E perché farne? Per smascherare Caio. Per provare in tempo la tua potenza. Ti credono forse già morto? No, vivo sono e ben vivo. L'ultimo grado di sabbia è caduto e io sono ancora vivo. Ma l'oracolo è valido. Il marito di Messalina morirà. Come son belle le notti quando mi sei vicino. Tutte le notti saranno belle per noi. Augusta! Augusta! La rovina, la catastrofe, la vendetta degli dèi! Chi è? Un messaggero d'Ostia, Claudio torna a Roma furibondo lanciando minacce, insulti e bestemmie. Si teme per la sua ragione, gira in mezzo ai suoi soldati e ci massacra tutti! Questo banchetto finisce in un bagno di sangue e c'è da aspettarsi il peggio! Dovreste cercare scampo nella fuga! Vai! È giunta l'ora. Ci sono uomini riuniti alla taverna della Suburra. Uomini capaci di farsi uccidere per me. Quando li avrò raggiunti non avremo più nulla da temere da parte di Claudio. Domani saremo i padroni di Roma. Non lasciarmi sola, Caio. Abbi fiducia in me, anima mia. Non lasciarmi sola!
Presto, un capo, cavalli. Vedo che segui i miei consigli. Fuggire il pericolo è un metodo largamente provato. Fuggire io davanti a Claudio? No, voglio andargli incontro. Basterà un mio sguardo per averla ai miei piedi. Pazzia, imprudenza. Imprudenza sarebbe ascoltar voi. Il mio veicolo per un cocchio o vi considerate voi spazzatura? Imbecille, è l'imperatrice! Oh, e allora che cosa devo fare? Via, frusto il cavallo per la via di Ostia! Oh! Io sono Messalina. E l'imperatore non ti ha riconosciuto. Fa presto a non discutere. Io sono un poveraccio. E i poveri, quando si vuole qualche cosa da loro, bisogna toccare il cuore. Non ho denaro. Un regaluccio, almeno. E adesso presto, venisci! Ah! Sbrigo, frusta! Fa presto, ti dico! Attento, io. Vedi, vedi. Ora che ti è nota la indignità di Messalina, possiamo rivelarti tutta la verità. A che serve? Non ti chiedo tanto. Non voglio ascoltare verità sgradevoli. L'elenco degli amanti di tua moglie non ti interessa proprio, signore? E come no? Ma non mi avrete fatto mica tornare solo per questa da Ostia, a rischio di farmi rompere l'osso del collo. Ah. Sì, ma questo? Me l'ero scordato. Simpatico ragazzo, però. Mi piaceva. Sabino. Eh già, Sabino, ma perché qui, prima di Marcello, sempre inesattezze. Non è serio, parlante. Sapevi tutto, signore? Che meraviglia, amico, eh? È mio destino avere sempre delle mogli impudiche, ma non impunite. Caio Silio, sì. Ma questo puoi anche cancellarlo, perché è stato suo marito dopo essere stato il suo amante. E in fin dei conti mi ha salvato la vita, e questo perlomeno devo riconoscerlo. Un'idea felice, però. Un'idea degna di Messalina. E che decidi nei suoi riguardi? Voglio che mi sia portata qui. E sarò severissimo. Darò tutti i rimproveri che merita. E dopo... Ma molto dopo, si intende. Dovrà pur farsi perdonare quella cara testolina matta. Andatemele subito a chiamare. Andatemele subito a chiamare. Già fatto, signore. Lasciatemi passare! Lasciatemi passare! Che non mi riconosci? Tu, Bruto, ricordati, bestia! Ti ho salvato dalle verghe! Lasciami! E tu, Rufo! Tu hai dimenticato, lasciatemi passare, caraglie! Vi farò dare tutti alle belle, vi farò impiccare sotto i miei occhi, lasciatemi passare! Tu, Fulvio, ti ho fatto ufficiale, non te lo ricordi, vero? L'hai dimenticato! Lasciatemi passare! Lasciatemi passare! Salina, saranno gli ordini. Ma io devo vedere Claudio. Lo conosco.
Mi getterò ai suoi piedi e sarà lui a domandarmi perdono. È vero. Lo credi anche tu, Lester? Ne sono sicuro. E per questo non lo vedrai più. Che dici? La verità, non ti aspettar più niente da nessuno. Lester, amico mio. Hai ucciso Lucio. Oggi è Lucio che ti spinge nella fossa. Caio! Caio! Va, 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 chiamalo pure! Vai a raggiungerlo alla suburra! E là il tuo posto! Dobbiamo credere ancora! No, 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 avete torto, ascoltatemi! Niente perduto, tutto è possibile. Non c'è che da marciare sul palazzo imperiale e domani Roma sarà una... E Messalina! Messalina! Parlaci di lei! Non è tua moglie! La tua ben amata moglie! Sei tu l'imperatore di quell'imperatrice! Anche Messalina è repubblicana! Non si tratta di Messalina, si tratta di... No, Roma. Si tratta di voi due! Tu hai tradito! Come osate mettervi contro di me? Avete dimenticato l'anello ai vostri giuramenti? Noi non abbiamo dimenticato nulla! Tu hai dimenticato Valerio! Tu menti! Il suo pensiero era Roma, il tuo... È solo una femmina. Ma ci ha servito! Ah, e come no? Ha servito a mezzo mondo? Uno più, uno meno. Solo in grazia di lei stasera possiamo tentare. Non possiamo tentare nulla questa sera, Caio Silvio. Noi non abbiamo più fiducia in te. E non andremo a farci ammazzare perché tu possa entrare con lei nel letto di Claudio. Ma voi, i pretoriani, mi seguirete? I miei amici non faranno un passo di più. Allora non volete aiutarmi a combattere? Si combatte per la Repubblica, non per te, Messalina. Ma tu, Tauro, ricordati! Io non voglio ricordare. E se dicessimo semplicemente che avete paura? Tanta paura da assassinarmi? Bisogna morire, Caio Silvio. Credo che abbiano ragione. Tu non puoi uscire vivo di qua. Prendici l'anello. Siete dei vigliacchi! L'anello l'avrete solo con la mia vita! Fate! Fate! Siamo tutti dove ci hanno voluto gli dèi per averci sotto mano. È vero. Ricordatene, un giorno ti troverai su una piazza, una grande piazza deserta, circondata di paura, e la morte verrà. Sei tu, Tauro? Sono io, Augusto. Dov'è Caio Silvio? È morto. No, non mi ha aspettato. Non sapeva che saresti venuta, Augusta. Ammazzami, Tauro, presto, subito, voglio raggiungerlo, ammazzami! No, io no, te lo sei scordato, cerca di ricordare. Quella sera dell'apertura dei giochi capitolari, sei venuta da me. Io ero ancora coperto di sudore di sangue, sei stata con me sino all'alba. Non lo scorderò mai. No, da loro no, Tauro! No, da loro no, è orribile. Ammazzami, Tauro, salvami. Salvami per pietà, per pietà, pietà. Una donna assassinata. È Licisca. No, è Messalina. Licisca, vieni a vedere, è Messalina. È vero, mi somigliava. Non somigliava a nessuno. A nessuno. Che succede? Un'altra prostituta assassinata.